Siamo qui al Politecnico di Milano con Venuste Nyongabe, ex atleta e primo atleta nella storia del Burundi a ottenere una medaglia olimpica. Dopo... Esatto, <ride> dopo la sua eh, comunque diciamo carriera eh, da atleta, adesso si sta dedicando a progetti sostenibili come Aquaplus e anche un progetto proprio in Burundi. Ce ne vuole parlare? Sì, ehm, innanzitutto grazie a te per questo invito perché mi sento onorato di parlare di una cosa così importante e fondamentale, l'acqua. L'acqua, eh, penso che quando parliamo dell'acqua parliamo di cibo, parliamo di energia, parliamo di la nutrizione e quindi essere chiamato qua per parlare, testimoniare la mia provenienza, sono orgogliosissimo. Io vengo da Burundi, vivo in Italia da 30 anni, ho fatto la carriera sportiva, per tanti anni eh, ho vinto le Olimpiadi, ho vinto i mondiali, eh, ma oggi la medaglia che vorrei ottenere è, è utilizzare la mia notorietà di essere il primo campione olimpico del Burundi in modo che possa cambiare la, la vita delle persone che... Eh, che non possono vivere come ho vissuto da, da piccolo, quindi vorrei che la mia medaglia, la mia, il mio nome, i miei amici che sono qua in Italia, che possono aiutarmi eh, per cambiare veramente la vita delle persone che so bene, che eh, hanno ancora difficoltà di eh, proseguire gli studi, eh, perché loro eh, abbiamo un problema demografico che in Burundi eh, oggi siamo a 12 milioni con... Eh, una, una superficie di, di, che è grande come la Lombardia, ma con una intensità eh, demografica che è praticamente quasi 400 eh, abitanti a chilometro quadro, quindi vi rendete conto quanto è difficile. L'acqua cosa può cambiare per questa situazione? Eh, se noi utilizziamo l'acqua che abbiamo in Burundi, come l'ho detto Burundi è un paese che ha più fiumi, ha tante quantità di fiumi, semplificherebbe solo di rendere potabile l'acqua in modo che sia utilizzabile e conservare l'acqua in modo che l'acqua si possa utilizzare in agricoltura e rendere l'agricoltura meccanizzata, perché da oggi uh, la fame che c'è uh, o la malnutrizione che c'è non, non, non dipende dalla mancanza dell'acqua, è solo che... Utilizzare l'acqua in modo corretto, in modo che uh, l'acqua possa essere veramente uh, una cosa indispensabile per sviluppare l'economia la, la, della comunità del Burundi. E quindi sono molto contento e felice di, di aver conosciuto Acqua Plus tramite uh, Rottari. Quando ho conosciuto Rottari era Emiliano, uh, che era il presidente, era due anni fa. E il cammino sta andando piano piano e sperando che uh, a breve sarò la, parte della comunità di, di Rotary e poi il mio, mio, il mio orgoglio è di portare alcuni amici di Rotary in Burundi in modo che possano loro vedere veramente quello che gli sto raccontando che è una, una cosa vera e però credo moltissimo insieme che possiamo cambiare le cose. Un po' come eh, Aqua Plus ha già fatto in Sud Sudan, in Tanzania e ad Haiti. E nel concreto, quali saranno i progetti che farete? Allora, um, in questo momento. Stiamo portando i medici, i medici che stanno aiutando gli ospedali nella parte di prevenzione, di cura e chirurgie. Stiamo lavorando nelle scuole in modo che lo sport possa essere una, una, una leva importante nel dare impatto positivo nelle scuole. E poi attraverso lo sport si può lavorare moltissimo sulla sensibilizzazione sui temi importanti. Può essere la salute, può essere l'acqua, può essere la convivialità sociale, l'uguaglianza del de genere. Questo è lo sport e l'utilizzo per raggruppare persone in modo che possiamo comunicare, sensibilizzare i temi importanti. L'acqua plus potrebbe essere una cosa molto importante, nel senso che qualsiasi cosa che facciamo ci rendiamo conto che negli ospedali non c'è acqua, quindi il messaggio che vorrei dare a chi ci ascolta è come possiamo dare, magari, fare un progetto pilota per eh, dare l'acqua nelle scuole in modo che teniamo i bambini idratati eh, oppure puliti pure perché l'acqua è molto importante e anche immaginate una scuola che ha più di 600 ragazzi o 1000 ragazzi senza avere abbastanza di, di bagni, l'acqua diventa disastrosa e di conseguenza le malattie ce ne sono quindi questo è un progetto secondo me che tenga a cuore che con l'Acqua Plus secondo me... Uh, possiamo fare tanto sull'acqua, dando uh, la possibilità a, alle scuole, agli ospedali e nei villaggi per poter avere acqua potabile. Grazie, Venuste.